Qui questo è uno dei nostri nuovi appuntamenti, naturalmente che apre la giornata dei mercati finanziari, cosa che facevamo già prima, ma insomma con una veste diversa, come ben sapete, per il nostro nuovo palinsesto e che ancora fa capire maggiormente la nostra apertura, l'apertura di Le Fonti TV, il nostro caffè insieme per iniziare la giornata in modo tonico, così come ci si augura facciano i mercati. Questo è un po' il nostro messaggio di buon augurio a inizio giornata. Quindi grazie a tutti voi che siete già collegati, tra poco cominceremo a leggere e ascoltare i vostri messaggi, quindi ad ascoltare le vostre considerazioni in una giornata che è ancora tutta da scoprire, che naturalmente però si porta appresso le tra virgolette problematiche che abbiamo raccontato anche nei giorni precedenti. Intanto sempre la paura del coronavirus e intanto gli investitori che continuano a osservare attentamente quello che accade in America, naturalmente mentre ci si avvicina alle presidenziali, quindi al voto che decreterà il nuovo presidente americano, oppure la riconferma dell'attuale presidente Donald Trump, ma con tutto ciò che queste presidenziali portano con loro, a partire dal pacchetto di aiuti che ancora insomma non è stato messo a punto e che deve essere frutto dell'accordo tra repubblicani e democratici. Insomma, è un momento un po' di stallo, ovviamente insieme ai numeri elevati del Covid-19, numeri che preoccupano anche l'Italia, l'Europa. Insomma, sapete che in questi giorni ancora più in modo potente è tornata questo timore anche per le misure restrittive che il governo e anche le regioni, perché di questo si sta parlando in questi giorni, che stanno mettendo a punto, quindi con il coprifuoco, con la chiusura di alcune attività, conseguentemente alle misure che riguardano proprio gli orari di apertura e quindi con tutti i ragionamenti del caso rispetto all'economia. Io saluto subito il mio ospite che oggi mi ha raggiunta in studio per l'apertura, ancora di più un buongiorno borsa perché do il benvenuto a Nicolas Bertrand, Borsa Italiana e beh, insomma è il caso di dirlo ancora di più. Bentornato, grazie per essere qui Nicolas. Buongiorno Manuela e buongiorno a tutti. Vero che può essere proprio di buon auspicio questo buongiorno borsa con il caffè che dà insomma carica positiva, perché il caffè vuole fare quello, no? Vuole energizzare. Assolutamente. Un po' di caffè, un po' di vitamina C per affrontare la giornata, che è sempre molto interessante sui mercati, ovviamente. C'è sempre qualcosa che succede. Assolutamente. Allora, adesso facciamo un breve recap dei mercati, poi con Nicola Bertrand parleremo dell'edizione che è in corso fino a domani della Trading Online Expo, quindi il TOL, che per quest'anno è in versione digitale. Ovviamente per le cause che tutti conosciamo, per il tema coronavirus, però attenzione, perché quando si parla di trading online, ci possono essere anche tanti pro proprio nel portare avanti una versione digitale. Di questo parleremo proprio tra un istante. Io volevo solo mostrarvi la chiusura dell'Asia, ovviamente partiamo sempre così in apertura di giornata. Abbiamo un segnale misto che ci arriva oggi dai principali mercati asiatici. La piazza di Tokyo ha seguito l'accelerazione degli indici azionari americani con gli investitori che in qualche modo ieri comunque si sono mostrati più fiduciosi rispetto all'approvazione in tempi brevi del piano di stimolo per l'economia, quello che dicevamo poco fa, statunitense, però deboli sono un po' le borse cinesi. Vedete, intanto il Nikkei in area 23.639 punti ha chiuso con un rialzo dello 0,31, l'Hang Seng dell'1,03, lo Shanghai Composite, vedete, qui si parlava di contrasto, cede lo 0,09. Guardiamo anche sul fronte Forex i cambi principali, il dollaro sullo yuan cinese lascia sul terreno lo 0,41, il cambio a 6,63,09, invece anche qui sempre in territorio negativo il dollaro sullo yen lascia sul terreno lo 0,26, il cambio a 105,22. Dopo naturalmente ci concentreremo sull'Europa quando potremo insomma fare il punto generale dei listini azionari principali. Allora Nicola Bertrand, parliamo di questa edizione nel vivo perché oggi insomma siamo a metà, Sì, giusto? Per più o così meno a metà, dire, sì. in versione digitale, un appuntamento tradizionale di ogni anno che quest'anno ha cambiato veste, appunto. Allora, partirei io però, prima di andare a raccontare che cosa succede questi giorni, dall'incremento che proprio il trading online ha avuto nel periodo di pandemia da coronavirus. E questo è un segno positivo e quindi vorrei partire da questo con te. Sì, infatti il 2020 è proprio segnato come l'anno del trading online, che è un
Come sai, un settore sul quale Borsa Italiana ha sempre creduto, ha sempre investito, insieme a numerosi broker e, come diciamo, stakeholder del mercato. Direi in un primo momento che comunque siamo di fronte a dei scambi in rialzo. Borsa Italiana come mercato segna un più 30% di scambi nel 2020 rispetto al 2019. E questo è già un segnale di trend, ma poi se andiamo a vedere l'operatività dei broker online, cioè questi clienti che canalizzano i flussi degli investitori privati tramite queste piattaforme di trading online, vediamo che questa parte del mercato è cresciuta di più. Prendiamo per esempio l'MTA, che è il nostro mercato azionario. L'anno scorso i broker online rappresentavano il 10,4% dei volumi, quest'anno sono all'11%. Insomma. E vediamo prodotto per prodotto sono delle crescite di alcuni punti percentuali. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che questo settore di attività tramite piattaforma di trading online è più richiesta e i scambi sono maggiori tramite questa modalità di accesso al mercato. Infatti, si è proprio verificato questo forte aumento dei volumi negli scambi. Chiaramente, noi siamo partiti dall'aspetto positivo perché c'è maggiore interesse, maggiori scambi. Chiaramente questo presuppone, questo ci riporta all'Expo, in questo caso, una maggiore consapevolezza di quello che si Sì. fa e di conseguenza una maggiore informazione e formazione, che sono proprio i due aspetti che poi ci riportano assolutamente al toll. Immagino abbiate, tra virgolette, investito in questo, no? Lo fate sempre, però per questa edizione ovviamente in digitale, a partire da questi dati che tu ci hai portato oggi. Come dicevi, è stata una costante. Quindi non è che il programma della Trading Online Expo è stato rivoluzionato dall'aspetto digitale. Abbiamo seguito una metodologia, un programma che è simile a quello degli anni scorsi, però abbiamo cercato di accentuare tutti quegli slot, tutti quei panel che danno informazione sia sul contesto macroeconomico. Quindi se vedi il programma ci sono molti panel sul Covid, ci sono molti panel su ESG, Sì. l'economia sostenibile, la finanza sostenibile da un lato e dall'altro lato tutto quello che è un po' più tecnico, cioè le caratteristiche dei prodotti, i certificati, i cover warrant, l'ETF è un prodotto che è cresciuto molto e ha segnato pure record ieri in Borsa Italiana. Vi ricordo che Borsa Italiana è il mercato numero uno in Certo. Europa per il trading di ETF, che è una cosa Esatto, che certo. non tutti sanno. E questo mercato segna dei record in maniera abbastanza regolare. Beh, poi credo ancora di più, poi adesso entriamo anche un po' più nel dettaglio dei vari panel che avete strutturato. Credo che ancora di più sia importante, si parla sempre chiaramente di diversificazione, no? Quando si parla di mercati finanziari, ancora di più in questo momento. Insomma, diciamo che gli strumenti che sono già a disposizione sul mercato devono essere davvero conosciuti e aperti a tutti, proprio perché ci sono esigenze diverse. Anche spesso per chi magari non ha, e questa è un'altra novità che racconteremo oggi in questa diretta, per chi non ha magari tanta, una ingente somma a disposizione, no? Che però vuole giustamente magari investire e cercare anche una sorta di protezione nell'investimento che fa. Quindi tra poco ci arriviamo. Quello che mi piaceva sapere prima di andare a vedere un po' i panel più importanti, è come coloro che partecipano e che assistono ai vari panel hanno preso la notizia, anche se credo che non sia stato un fulmine a ciel sereno, insomma, per il periodo della versione completamente digitale. Per capire anche qual è il sentiment, no, rispetto al trading online, quello di cui stavamo parlando. Infatti noi inizialmente volevamo fare una versione mista tra il digitale e la presenza fisica, però poi ci siamo resi conto che insomma sarebbe stato di difficile implementazione e quindi da un giorno all'altro abbiamo cambiato il formato rendendolo 100% digitale. Pensavamo ci fosse
un po' di questioni, no, portate dai clienti, ma invece hanno accolto la decisione in maniera molto positiva. Non sembra esserci alcun aspetto negativo, anzi, cioè, uno vede proprio gli aspetti positivi, il fatto che prima di tutto è più facile trovare dei speaker sparsi in tutto il mondo perché non Esatto. c'è bisogno di venire fisicamente all'evento. E questo ha contribuito a una rosa di interventi molto più diversificata rispetto all'anno scorso, gente che interviene da Hong Kong, da Chicago, da New York, da Parigi, insomma da un po' dappertutto. E poi anche sui clienti che non devono venire fisicamente all'evento. Quindi tieni conto che ad adesso abbiamo 3.500 registrati, quindi siamo già Sì. oltre i record della Tolexpo in versione fisica. Esatto, diventa un po' una finestra sul mondo ancora più ampia e soprattutto va a battere le paure perché magari appunto c'è chi, Esatto. oltre a essere magari impossibilitato a raggiungere fisicamente il luogo, magari quest'anno non sarebbe arrivato proprio per i timori legati al Esatto. Covid. Quindi assolutamente, ecco, poi ci sono 3 giornate al posto di 2, anche questo è un aspetto positivo, quindi oltre ad avere più registrati e anche la possibilità di parlare con tutto il mondo. 3 giornate, credo che sia stato fatto anche un po' appositamente, proprio perché gli argomenti e i temi da raccontare erano ancora di più Sì, quest'anno. alla fine si potrebbe fare una Tolexpo perpetua, Esatto, quasi, no? pensateci, Tutto pensateci, il noi ci siamo, giorno se l'ha fatto diventa. in modo perpetuo, poi soprattutto con Buongiorno Borsa possiamo anche creare un appuntamento di apertura dei mercati con intervento di tanti. Pensiamoci perché effettivamente potrebbe essere un ottimo spunto, ancora più per far capire quale potenzialità il mercato appunto di Borsa Italiana offre, quello che dicevamo poco fa, Nicolà. E poi c'è questa forte componente tecnologica nell'edizione di Sì. quest'anno, ça va sans dire, nel senso che è chiaro che viene da sé. Allora, parliamo un po' dei panel principali. Tu giustamente hai già specificato che oltre ai temi e agli incontri più tradizionali, che magari ribadirei, ci sono anche panel dedicati proprio a come affrontare l'emergenza del coronavirus. E questo è importantissimo perché poi subentra anche quella che è la finanza comportamentale, no? Come agire nonostante le incertezze. Sì, diciamo che i panel tradizionali sono quelli di trading live, dove vedi i trader famosi che ti vengono a spiegare un po' i loro ragionamenti per montare un'operazione e poi seguirla e poi prendere il profitto o la perdita. Quindi questo è molto interessante per uno che fa trading di vedere un po' i masters dell'occasione che operano insomma in real time davanti a tutti. Quindi Certo. questo è stato un classico della Tolexpo, lo è ancora, vedete sul programma ci sono delle occasioni durante la giornata prima dell'apertura alle 8:45 con il trading live durante la giornata fino anche all'apertura americana. Stiamo vedendo proprio il sito, perfetto, così lo facciamo vedere, è tutto chiaro qui. Si può entrare e avere uno sguardo, il programma, insomma, vedete, è Esatto, il programma è facilissimo. abbastanza. E Eccolo. poi sulla home page vedete anche quello che è in tempo reale, in live, del momento. Quindi anche questo è molto interessante. L'iscrizione, se non siete iscritti, basta cliccare su registrarsi, entrare due o tre numeri, Ecco qua. diverse generalità personali. E poi si è accreditato e si può andare direttamente a partecipare. Ecco, registrazione gratuita, peraltro con l'iscrizione è molto interessante perché si può accedere a tutte le sessioni live della manifestazione, quindi Sì. non ci sono limitazioni e si può No scegliere quella limit. che si preferisce. Quindi ci sono proprio, come dicevo, anche consigli su come agire in un momento con un bel punto interrogativo. Esatto, l'apertura live, una che volevo, sulla quale volevo portare l'attenzione è quella delle 15:15 con Daniel Gramsa. Daniel Gramsa è un grande trader di futures americano basato a Chicago, ci ha dedicato un'ora al giorno, ogni giorno alle 15:15, per andare a seguire l'apertura dei mercati americani con diversi spunti di trading.
Quindi questo secondo me è un panel Sì, che è l'ora di interessante. punta dei mercati, figurati, noi qui il nostro Esatto. programma delle 15:30 l'abbiamo chiamato rush hour perché Sì, certo. ovviamente c'è il pieno dei mercati, quindi assolutamente strategico anche questo Esatto. intervento. Cominciamo un quarto d'ora prima, un po' per organizzare un po' il trading. Seguiamo l'apertura e ogni giorno, insomma, copriamo un tema diverso. Oggi sarà il microfib. Ecco, Poi ne allora, possiamo volevo arrivare lì. parlare. Possiamo anche vederlo in grafica, proprio una delle novità di cui volevo parlare, ecco i microfib. Allora, è stato lanciato dal mercato dei derivati di borsa italiana. Sì. Nel periodo che stiamo vivendo, nel contesto che stiamo raccontando, insomma, è importante che chiunque possa trovare protezione, possa cercare di capire cosa offre appunto il mercato. Sì. Allora, cos'è il microfib? Direi, faccio un piccolo capitolo introduttivo perché è importante cosa ha svelato un po' il caso Covid? Ha svelato che da un giorno all'altro può cambiare tutto. C'è una forte componente di disruption nei mercati che si è espressa e rende quindi, a mio avviso, la necessità di avere tutti gli strumenti a disposizione per reagire. Per adattare il portafoglio, per cambiare direzione in modo veloce. E quindi il microfib si inserisce in questa ottica di dare quindi ai clienti un prodotto accessibile, perché il controvalore nozionale, come diciamo in gergo tecnico, è di 4.000 euro, cioè vuol dire che uno di questi contratti ha un valore di 4.000 euro, quindi ragionevolmente basso. Ma permette a quello che lo utilizza sia di comprare, come farebbe tendenzialmente con un ETF, con un'azione, però si espone con un clic unico a tutto il mercato azionario italiano, cioè i 40 titoli del FTSE MIB in un colpo solo. Questo è un primo vantaggio. Il secondo vantaggio è che può anche vendere allo scoperto. Cosa vuol dire? Vuol dire vendere senza prima aver acquistato il titolo e quindi in questo caso essere esposto positivamente a una discesa del mercato. Cioè se l'indice passa da 20.000 a 19.000, scende di 1.000 punti, questo prodotto ti fa Guadagnare, guadagnare in certo. proporzione a questa discesa. Questo, Nicolà, per capire ancora magari qualcosa di più tecnicamente, è intanto credo un prodotto unico proprio nel panorama europeo, perché tecnicamente forse ricalca un po' alcune caratteristiche che abbiamo già visto sui FIB e È minifib, un quindi che, futures. ecco, infatti, però appunto tecnicamente quali sono sostanzialmente, oltre a quelle che hai già elencato, le caratteristiche? Esattamente, è un futures, quindi è come il FIB, come il minifib. L'unica differenza è che il suo valore, appunto indice, invece di essere 5 euro appunto indice come il FIB o 1 euro appunto indice come il minifib, questa Esatto. volta siamo a 20 centesimi appunto indice. Certo. 20 centesimi per 20.000 euro. 20.000 punti indici, che è il valore del FTSE MIB, circa siamo arrivati quindi a 4.000 4.000, euro. esatto, la cifra e quindi, come ho detto poco fa, insomma, accessibile a portafogli anche di dimensione più ridotta, no? Che comunque possono. Esatto, permette quindi al cliente anche di mantenere una posizione, perché tieni Certo. conto che se hai un portafoglio azionario anche superiore ai 4.000 euro, no, magari non ti vuoi esporre per 20.000 euro, che sarebbe il nozionale del minifib. Magari sei più confortevole con un'esposizione più piccola che ti permette quindi di tenere la posizione più a lungo e quindi evitare di essere proprio schiacciato dall'operatività day to day, no? Che ti, in caso di perdita, che ti costringe ad uscire dal mercato. Assolutamente, Quindi assolutamente. è questo un po' il vantaggio del prodotto. Credo che ci vorrà un po' perché sia utilizzato nel suo pieno potenziale, quindi abbiamo cominciato ieri con una cinquantina di lotti di contratti, no, 2 giorni fa con una cinquantina di contratti, ieri abbiamo fatto circa 100 contratti, Quindi già è aumentato in c'è modo già esponenziale subito da un un giorno con pochino l'altro. Tra l'altro aumentato. bisogna dire che il prodotto sarà supportato dalla presenza di quattro market 4 market makers. makers, esatto, quindi avremo Banca Sella, un market maker italiano, quindi questo mi fa molto piacere Vero. che un cliente italiano
abbia deciso di sostenere il prodotto, la liquidità del prodotto, e poi tre internazionali che sono i grandi del settore del market making a livello mondiale, che sono HRT, Hudson River Trading, Jump Trading e Optiver. Quindi tre veramente grandi market maker che ci aiutano, che insomma durante la giornata sono sempre nell'order book con un ordine di acquisto, un ordine di vendita. Esatto. Offriranno il prodotto sulle piattaforme sostanzialmente, sì. Quindi sarà accessibile attraverso le loro piattaforme. Beh, questo, Nicola, si può dire che è un modo, o comunque in generale quando accadono periodi che cambiano tutto, come hai detto tu, come quello del coronavirus, danno anche la possibilità a questi periodi di rendere la finanza più accessibile a tutti, che è un po', insomma, il mood, credo, vostro, anche attraverso l'iniziativa del TOL, cioè formazione e informazione, e quindi renderla, sì, non solo di nicchia, perché altrimenti, insomma, non si fanno le, non si potrebbero vedere e visionare le normali evoluzioni delle cose. Sì, quando si dà un panel di prodotti più diversi e si aggiunge la consapevolezza e la conoscenza da parte dei clienti, degli utilizzatori, del prodotto, dei suoi pregi e difetti, perché ci sono sempre pregi e difetti per ciascun prodotto, ovviamente si rende la persona più responsabile del suo investimento. Non dimentichiamo che l'investimento è una componente molto importante della propria vita, no? Bisogna pensare alla pensione, bisogna pensare a cose che magari non ce la danno, se no. Esatto, cosa succederà fra 20 anni, quando insomma si vede cosa possiamo, no, capire oggi, e quindi uno si deve preparare, e quindi credo che insomma questo prodotto, assieme a tanti altri e altri che verranno, permetteranno sempre di più alle persone, agli individui, di essere più in controllo dei loro investimenti. Certo, peraltro mi viene anche in mente che questo è anche un ottimo modo per ampliare la platea, indipendentemente cioè dal portafoglio o meno, quello sicuramente l'abbiamo già detto, anche anagrafica, nel senso che sì, già un'altra, tra virgolette, statistica, altri numeri che leggevo sono rispetto proprio all'idea e alla propensione all'investimento da parte dei giovanissimi, sì, che notoriamente, ed è giusto che sia così, ci pensano meno rispetto agli adulti. Però in questo periodo, in questo momento, è stato effettivamente verificato che anche i più giovani stanno ragionando su come investire magari gli euro a disposizione che hanno, i soldi a disposizione che Assolutamente. Hanno. Quindi questo dà la possibilità anche di avvicinarsi a questo i giovani. Per questo è un prodotto da giudicare nel medio termine, è un prodotto che necessita questo cambiamento, che non è ancora ovviamente avvenuto. Però lo vediamo benissimo, le generazioni nuove sono molto sensibili a quello che è adatto a loro, no? Che è a misura a loro. Questo è un tema abbastanza ricorrente dei millennial. Esatto, finanza sostenibile, ci ricolleghiamo a quell'aspetto che poi avete aumentato ancora di più nell'edizione di quest'anno. Esatto, quindi questa componente un po' individualistica del ragionamento, quindi si sposa molto bene con un prodotto adatto, insomma, al rischio che possono prendere, e poi anche alla conoscenza che hanno, perché ovviamente il giovane di oggi ha una conoscenza con l'università, no? Ci sono sempre dei corsi di finanza anche di base, e quindi la conoscenza di base dell'individuo medio 25enne, diciamo, in su, è molto più alta di 10 anni fa. Vero. E quindi sono più capaci di colpire, di capire tutte queste novità. Assolutamente sì, e poi appunto molto attenti alle tematiche ambientali, quindi finanza sostenibile, a tutto ciò che il mercato offre. Da questo punto di vista, allora Nicola, siamo in chiusura, ma io ribadirei quello che è l'appuntamento al Trading Online Expo versione digitale quest'anno. Ribadiamo che sul sito, come vedete, di Borsa Italiana c'è la sezione TOL Expo, naturalmente, dove potete trovare tutte le informazioni, ma soprattutto dove potete ancora iscrivervi oggi e domani, con tantissimi panel, tantissimi appuntamenti, quindi c'è ancora assolutamente tutto il tempo per partecipare. Sì. E direi per i traders, siete di fronte a un'eccellenza italiana, che è il trading online,
una caratteristica che non esiste, sviluppata a questo livello in nessun altro paese della Comunità Europea, quindi bisogna approfittarne. Esatto, per una volta che appunto possiamo dire, no, eccellenza Esatto. italiana, perché non approfittare? Soprattutto perché questa è una chiusa naturalmente che riguarda il periodo generale, e bisogna ancora di più in questo momento storico sottolineare e portare sopra in modo elevato le eccellenze, proprio perché questo magari contribuirà un domani quando potremo stare un po' più sereni, un po' più tranquilli. Ecco, ti chiedo questo, ma c'è la paura, visto che si parla tanto di coronavirus, c'è la paura rispetto a quello che potrà succedere da parte degli investitori? Tu la noti? Beh, se vediamo i mercati sono tendenzialmente molto positivi rispetto a quello che vediamo fuori, no? Ma non un po' da soli, insomma. Sembrerebbe così, però alla fine notava Daniel Gramsa durante il mio panel di ieri che alla fine i mercati si basano sul ragionamento futuro, sul futuro. Quindi una volta che il coronavirus non ci sarà o sarà domato da vaccini, eccetera, poi dovremmo ripartire come prima. E Certo. quindi il mercato pensa a questo, pensa al futuro, e per questo insomma la nota sui mercati azionari non è negativa, Fuori soprattutto in onda, America. ecco, fuori onda mi hai detto che dall'America ti è arrivata questa voce che, nonostante la situazione, insomma, sicuramente molto rischiosa, che in questo momento c'è anche negli Stati Uniti, c'è comunque abbastanza ottimismo. L'S&P 500 segna i massimi valori da sempre. Il Nasdaq è lo stesso, Vero. quindi è una prova dell'ottimismo degli investitori e del loro traguardo sul lungo termine, non focalizzarsi sul domani. Su domani, certo, assolutamente. Anche perché sul domani sappiamo com'è la situazione, quindi bisogna giustamente guardare al futuro, anche perché prima o poi cambierà la situazione, altrimenti non Si saremmo qua a spera. parlarne. E appunto, si spera, no, se no non saremmo qua a parlarne, dai, insomma, su quello possiamo. Poi il futuro è sempre incerto per tutti, ma quello, insomma, ci porterebbe in discorsi psicologici che non sono adesso contemplati. Allora, io ringrazio Nicola Bertrand, naturalmente ricordiamo responsabile del mercato dei derivati e commodities di Borsa Italiana, e buon proseguimento di questa grande manifestazione, appunto il Digital Trading Online Expo 2020. Faremo resoconto poi, se sei Grazie d'accordo, mille, sì, con i numeri. ci tengo, penso sarà Assolutamente. molto interessante i prossimi giorni, vanno seguiti con attenzione. Va bene, Grazie. grazie, grazie per aver aperto la giornata con me. E noi andiamo in pubblicità tra poco, Carlo Vallotto con il focus sulle materie prime. Quindi cominciamo anche a leggere e ascoltare la vostra voce, a leggere i vostri messaggi.